però però c'è, esiste. Sì, ancora peggio. No, perché perde tantissimo. Perde tante persone. Sì. Sì, 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 sì. Quindi in questo caso, se già esiste, se già esiste, ha già una presenza online, bene, dovrebbe fare in modo di unire le due pagine, no? Le unisce e così non perde, no, no, non disperde più che perde, non disperde un capitale, perché comunque sono le persone che hanno fatto il check-in lì, le persone che hanno cliccato mi piace sono un capitale per l'azienda. C'è un meccanismo, unisci le pagine, sì. Ora magari se dopo mi danno online, se mi, magari ecco, se avete delle domande proprio di cose che non vi faccio vedere, me lo dite, così dopo magari ci colleghiamo un momento e vediamo come si fa, perché non ho gli screenshot di tutto, altrimenti facevo 780 miliardi di slide, dopo sì che arrivavate con la carabina. Quindi comunque si disperde, no, un contenuto. Una ricerca che possiamo fare anche all'interno di Facebook è quella sui risultati web, perché all'interno di Facebook, in collaborazione con Bing, si può fare una ricerca che riporta risultati non solo interni a Facebook, ma anche esterni. E questo porta a cercare di tenere l'utente sempre all'interno della piattaforma, senza farlo uscire. E tutte le azioni che comunque stanno facendo adesso i social network, anche copiandosi un po' uno con quell'altro, è proprio quella, cioè cercare di tenere l'utente all'interno. Perché? Perché l'utente è un capitale, perché comunque è un capitale anche per loro. Perché? Perché più utenti ci sono, più utenti sono propensi anche ad acquistare comunque un prodotto, più loro riescono a vendere le pubblicità, no? Il commerciale a noi che siamo aziende, che ci vogliamo promuovere su queste piattaforme. Quindi comunque le persone sono un capitale, che lo utilizziamo per conversare, per mantenere rapporti e via così, o per fare in modo che comprino un prodotto, è comunque un capitale. Nello stesso modo possiamo andare a cercare i gruppi, come prima abbiamo fatto sul web per cercare i forum, andiamo a cercare all'interno di Facebook i gruppi dove si sta parlando della nostra destinazione. Anche in questo caso troviamo persone che stanno condividendo delle informazioni a livello personale, molti gruppi sono pubblici, alcuni sono privati dove si parla di argomenti privati, però molti sono pubblici, ci si può vedere gruppo aperto, addirittura questi sono tutti pubblici, gruppo chiuso l'ultimo, evidentemente parlano di argomenti dove vogliono che ci sia un gruppo ristretto di persone che ne parlano, no? Però la maggior parte sono aperti. Quindi ci si può iscrivere a un gruppo e si può partecipare a questo gruppo. E tantissimi social network lo stanno facendo. Ora dopo vedremo anche Google Plus con le community. Sono gruppi dove ci si può inserire, si può parlare, si può far vedere di essere esperti o comunque conoscitori di un certo prodotto, di una certa destinazione. E quindi avere un rapporto diretto con queste persone. Come dicevamo, questo ci porta ad analizzare un po' quello che può essere la concorrenza che noi troviamo su Facebook, ad analizzare le persone che già ci sono. Se io arrivo, vedo l'Art Hotel, vedo che ha, ora mi chiameranno, mi offenderanno sicuramente, vedo che ha questa pagina che non sta utilizzando, quindi io potrei pensare che è una struttura che non sta agendo in maniera corretta, o comunque sta perdendo delle occasioni. E per me questa può essere un'occasione, perché magari se ho una struttura o voglio aprire una struttura a Lecce, so che ci sono alcune che stanno agendo in un certo modo, altre in un altro, mi inserisco e so che lavorando bene posso avere anch'io le mie opportunità. È sempre bene conoscere, no, i propri competitor in ogni caso. Voi avete un bed and breakfast, sicuramente conoscerete quali sono le attività intorno a voi, avrete fatto un'analisi delle tariffe che fanno loro, no? Anche per capire in che modo posizionarvi a livello tariffario rispetto ad altre realtà.
senza sconvolgere quello che è la mia impostazione. Certo. Quello sicuramente sì, però si parlava di concorrenza, quindi di competitor. Della persona che viene, se io mi trovassi in quella condizione, cosa mi aspetterei? Qual è il prezzo che mi potrebbe andare bene per il servizio che mi viene offerto? Indipendentemente dal fatto che da questo posso tirare o meno più soldi. Certo. Sì, conoscere la concorrenza non significa necessariamente doversi regolare nei confronti della concorrenza, e anche conoscerlo per capire come, in che modo si sta muovendo il territorio. Poi si può decidere di seguirlo oppure no, però conoscerlo. Esatto, quindi capendo che gli altri si barcamenano, tu sei riuscita a dire io voglio lavorare in maniera diversa, voglio lavorare meglio. Cioè non mi non ti interessa. Punto, non mi fa più tanta. Mi può interessare se hanno innovato qualcosa a livello di servizio che posso dare in più. Ma alla fine, se uno osserva ciò che gli viene chiesto, non ha bisogno di chiederlo ai concorrenti. Cioè, sei tu il tuo mondo. Non sono tanto. Io ce l'ho. Qualcuno vuole, sento, vuoi rispondere? Dipende dal tuo obiettivo, dipende se vuoi essere un follower, se vuoi essere un leader, se vuoi avere un mercato di nicchia, se vuoi rivolgere alla massa, in quasi che comunque di quel posizione, dipende da tante cose. Sì, poi la risposta alla tua formazione è dipende dal tuo obiettivo. Questa è la prima risposta. Poi lasciamo anche scavare e discutere ovviamente anche del merito. Però se tu hai, che ne so, hai 100 persone che ti seguono, dall'altra parte ci sono 5.000 persone che seguono quell'altra struttura e le due strutture si equivalgono in termini di capacità di letto, in termini di presenze medie e soggiorni, eccetera, eccetera, forse qualche domanda lo dovresti pure porre sul fatto del perché ovviamente lui ha 5.000 like e qui ne sono 100. Però forse non è troppo tardi dopo? Non è troppo tardi dopo? Non sarebbe meglio saperlo prima? Quindi ha personalizzato l'offerta affinché questa potesse essere quanto più affine alle esigenze del cliente. Va benissimo, ma ciò non toglie che se anche lei lo stesse facendo per sua indole, non deve mai lasciare dietro quello che stanno facendo gli altri, deve osservare non solo cosa c'è dopo di lei, quindi cosa c'è di fronte a lei, ovvero la sua clientela, deve anche osservare ciò che la sua concorrenza sta facendo, perché se mai la sua concorrenza stesse facendo... Lei deve osservare, non deve prendere ad esempio, deve osservare perché deve sapere cosa accade intorno a lei. Di conseguenza lei continua a comportarsi come sta facendo, ma osservare vuol dire vedere cosa c'è magari in più, cosa fanno in più gli altri, cosa potrebbe fare anche lei. Ciò che fanno in meno non le interessa, però è sempre uno spunto, uno stimolo per imparare. Esatto. Sei fighissima, il bisogno lo crei, a quel punto esatto. Puoi anche non guardare la concorrenza, se sei fighissima, io ho il bisogno. Devi porre le domande giuste al momento giusto, a quel punto lì spazio, tempo, eccetera, viene di conseguenza rispetto alle domande che ti poni e le risposte che hai tu in primis, cioè te stessa. Questo modo per essere il posto giusto? Sì, sì, quello sto scrivendo tutto perché stai qua. Poi magari dopo li discutiamo. No, il concetto, io credo che la cosa importante sia anche questa. L'ascolto è fondamentale,
E è importantissimo. È importantissimo sapere cosa vuole il cliente. Mi ricollego a quello che diceva lui. Ma è anche, diciamo, importante dire al cliente, dare al cliente qualcosa che non sapeva di volere, il cosiddetto effetto wow. Io arrivo in un posto sapendo esattamente cosa aspettarmi, perché gliel'ho chiesto. Quindi quando arrivo trovo quello che mi aspettavo. Bene, vabbè, una vacanza media. Quando arrivo trovo qualcosa che assolutamente non mi aspettavo di trovare. Wow, bello. Però questo lo posso fare se vado un po' più su del sapere solo cosa vuole il mio cliente. Ma analizzo un po' quello che viene offerto e mi inserisco in qualcosa che ancora non viene offerto e glielo offro io. E anche questo è l'importante, di capire cosa fanno gli altri, non soltanto per non copiare, anche per quello, o per, capito, sapere cosa fanno a me non interessa nel mio mondo. È anche quello un po', sai... Ed essere prima degli altri, cioè, questo è questo che ti sto dicendo, cioè, mi interessa saperlo entro certi limiti, ma poi dare non capisco entro certi limiti cosa entro un certo punto, sì, sono persone che si sono inserite in questo concetto e hanno fatto delle cose che non avresti mai detto con Twitter, eppure in 140 caratteri. Quindi c'è sempre modo di innovare, c'è sempre. L'idea è nascosta dietro un angolino e non, che non avresti detto. Posso fare pubblicità alle invasioni digitali? No, nel senso, facciamo una brevissima pausa. No, la promozione del patrimonio culturale, una cosa che si immagina polverosa, fatta dentro i musei, eccetera, un ragazzo ha avuto un'idea, Fabrizio, e ha detto quasi quasi la promuovo attraverso i social network, attraverso Twitter, attraverso Facebook, Google+, abbiamo promosso il nostro patrimonio culturale e quindi musei, centri storici, anche piccolini che magari non erano conosciuti. Una ragazza addirittura ha detto, non sapevo, è successo su Pinterest questo, non sapevo che esistesse il Museo della Biodiversità a Gragnano. Li abbiamo messi in contatto, lei, col museo, e lei ha scritto un articolo sul museo e si sono promossi. Se non ci si pone anche un po', no, l'obiettivo di fare qualcosa di diverso, no? O comunque non ci si pone l'obiettivo di aprire la mente, guardare anche intorno a noi cosa succede, difficilmente riusciremo a fare qualcosa di nuovo. Di solito chi innova è perché recepisce gli stimoli anche da fuori, no? Cioè, ha le antenne alzate, no? Ascolta, capisce, è curioso. Che è fino a un certo punto che non capisco. Non capisco. E allora questo cosa benissimo, allora questo cosa ti dice? Ti dice che intorno a te non puoi avere qualcosa di nuovo e quindi devi andare ancora più fuori. Devi andare a vederli fuori le concorrenti. Non devi guardarli nei 100 metri intorno a te. Questo ti insegna che devi andare a vedere la concorrenza ancora più lontano. Tante volte si dice, chi è il tuo competitor? L'albergo che sta dietro la strada? No, il mio magari sta a 20 chilometri, a 50 chilometri, magari sta in un'altra città, bravo, sì, sta in un altro paese, in un'altra città. Il mio competitor non necessariamente è lì vicino a me, può essere anche fuori, perché il mare del Salento può competere col mare della Croazia. E allora io che faccio? Devo guardare solo il bed and breakfast che è lì accanto a me a 10 chilometri? No. Quindi è fino a un certo punto che non capisco. Adesso l'ho capito anch'io. Ok. Perfetto. E il risultato qual è? E il risultato è che dopo ci devi offrire da bere. Tu guarda, posso aggiungere una cosa? La domanda che ti viene in cuore, secondo me,
venditore di pompe è non dove sono io, ma dove è il mio cliente. Dove è il tuo cliente? E lì devi stare anche tu. Cioè non stai lì, non lo conoscerai mai, non lo intercetterai mai. Dov'è il mio cliente? Oggi, domani, tra un anno, 5 anni, dov'è il mio cliente? Bene, bene. Il silenzio! Come c'è il silenzio? No, bene, sono contenta. È bello perché comunque vengono fuori, riusciamo, no, a eliminare anche, togliere questi dubbi. Questa è la cosa più importante di quando si avvicina, no, a queste piattaforme, che ci sono tanti dubbi. Ti volevi inserire, stavi dicendo una cosa tu, però era... Solo una cosa, magari sull'effetto wow, una cosa... Sì, microfono? Gli amici da casa siamo stati in un albergo, siamo stati recentemente a Milano, e nell'albergo, dove ci aspettavamo di arrivare in un albergo in un 4 stelle con delle stanze singole, insomma, carine, non troppo, perché l'albergo, insomma, andava ammodernato, perché è uno stile un po' vecchio, e hanno giocato sulla qualità dei servizi in una maniera pazzesca, perché noi siamo arrivati, a parte il lavoro, la customer care già prima che noi partissimo, perché ci è stata inviata un'email per fare il check-in, ci è stata inviata un'email per augurandoci buon viaggio, ci sono stati mandati gli sms augurandoci buon viaggio. Siamo arrivati al desk, i ragazzi erano gentilissimi, siamo arrivati in stanza, dulcis in fundo. A parte mi è venuto un colpo, perché sono entrata, il televisore si accendeva in automatico ogni volta che entravo in stanza, quindi ogni volta mi veniva un colpo. E c'era una cosa stupidissima, una paperella di plastica nel lavandino, cioè la cosa più stupida del mondo, che però uno arriva e fa wow, la paperella, con un bigliettino impieghevole. Esternamente c'era la fotografia della paperella con la scritta portami a casa, sia in italiano sia in inglese. Internamente c'era una frase con la scritta una giornata senza sorriso è una giornata persa, cioè la cosa più semplice e più banale del mondo, ma che in quel momento quasi ti impone una riflessione, ti fa sorridere, dici caspita, però che carina, che cosa bella. Noi siamo usciti, eravamo in quattro, cioè vediamo una persona in quattro, ci siamo rincontrati, la prima cosa che ci siamo detti è stato ma tu l'hai vista la paperella? Cioè tutti quanti l'avevamo già messa in valigia per portarla a casa, cioè la cosa più banale del mondo. Ora, quale costo può avere una paperella o stampare quei pieghevoli con quella frase così carina, tra l'altro tradotta in quattro lingue, che non è una cosa banale. Voglio dire, è forse l'essere magari un po' oltre, e quindi dare quel qualcosa che uno non si aspetta, che il cliente non si aspetta. I ragazzi all'uscita, quando noi poi siamo andati via dall'albergo, ci hanno fatto sempre con la solita cortesia che li ha contraddistinti per le 48 ore, noi 48 ore siamo stati lì dentro, non è che siamo stati chissà quanto tempo, ci hanno salutati, ci hanno offerto insomma uno snack prima di andare via, sono stati gentilissimi e cortesissimi fino alla fine. Sono quelle piccole cose che sono andate in forte compensazione del fatto che l'albergo non fosse un albergo nuovo, ma le 4 stelle loro ce le avevano tutte, e ce le avevano dal punto di vista dei servizi, che è quello che fa la differenza. Sì, solo questo. Grazie, bello, una bella esperienza, che è simpatica, no? Quindi vedi, può essere anche una sciocchezza, no? Però è bene conoscerle queste cose. Bene. Allora andiamo a vedere un pochino nel dettaglio quali sono gli strumenti che io posso utilizzare su Facebook per il mio piano di marketing. Sono la pagina ufficiale, quindi la pagina... quella che si dice pagina fan, no? Pagina business, il mio profilo personale, perché so che ieri avete parlato di personal branding, ieri. Difficilmente, soprattutto se l'azienda è piccola, ma non solo, e gli ultimi eventi degli ultimi tempi ce l'hanno dimostrato, si può scindere la persona che lavora in una certa azienda dall'azienda stessa. Avete sentito sicuramente tutta la polemica che c'è stata ultimamente riguardo a delle affermazioni che ha fatto Guido Barilla. Lui ha fatto delle affermazioni personalmente che poi si sono ritorte contro l'azienda e hanno creato quell'hashtag boicotta Barilla. Quindi perché lo metto qui? Lo metto qui perché è comunque uno strumento di marketing.
quando io lavoro sulla pagina dell'universo, dell'hotel, come su altre, comunque mi identifico anche personalmente. Quindi se io faccio qualcosa di estremamente sconveniente, in qualche modo comunque andrà a ritorcersi sull'immagine che ha la mia, che è della mia azienda, comunque, soprattutto quando siamo così piccolini, no? Marianna, io sono l'universo, l'universo sono io, cioè è difficile, no? Poi scindere le due cose. Poi, scusatemi, non si vede, ma di qua in basso a sinistra c'è scritto gruppi, che sono i gruppi di Facebook, e le Facebook Ads, quindi gli advertising, quindi gli aggiornamenti a pagamento su Facebook. Chi di voi ha una pagina fan, gestisce una pagina fan e la utilizza ogni giorno? Quando noi andiamo ad aprire una pagina fan, questo lo vediamo per chi magari ancora non ce l'ha, troviamo questo e dobbiamo decidere in quale tipo di settore, di attività commerciale vogliamo inserirci. Quindi come vedete Facebook ci dà diverse opportunità. Nel mio caso era un'impresa locale, quindi un albergo. Però può essere un marchio, può essere un'organizzazione, un'associazione. Prima c'era la ragazza che gestisce un'associazione. Un artista, un gruppo musicale, insomma. Ecco, questo è un passaggio importante quando io vado poi ad aprire la mia pagina. Perché è quello che poi mi identificherà dopo e che mi farà poi trovare nelle famose ricerche, no? Quindi è un passaggio importante. Cosa faccio quando vado ad aprire una pagina, quindi? Ci sono due o tre accorgimenti che devo seguire. Scegliere bene, quindi, un nome che mi rappresenti. Prima si parlava, appunto, lui mi diceva, la mia pagina non la trovano, no? Non viene tanto bene trovata. Dico, non capisco perché. Perché il nome è importante. Se tu hai un bed and breakfast, sembra ovvio e banale, però nel nome della pagina io ce lo metterei bed and breakfast come nome, perché se tu usi Salento vacanza forse è un po' fuorviante, sembra altro, no? Non identifica bene la realtà che tu stai andando a promuovere, questo ma come altri. Bisogna gestire bene il momento iniziale, no? Perché poi quello che ci ritroviamo, come tutte le cose, il lavoro che si fa bene all'inizio, poi dopo ce lo ritroviamo, no? Quindi cerchiamo di descrivere bene la nostra pagina, di inserire una bio che ci identifichi con i nostri indirizzi, il nostro sito, il nostro numero di telefono, la nostra posizione, perché poi ci sono le mappe, quindi si può essere trovati anche attraverso la ricerca, si può fare il check-in, come si diceva prima, no? In un determinato luogo, quindi dare un indirizzo preciso è importante. Ieri siamo andati a Galatone, perché sbaglio sempre l'accento, Galatone, e non riuscivamo a trovarlo, perché l'indirizzo non esisteva, non c'era. Quindi anche quando poi si viene ricercati è importante. Sono informazioni che sembrano banali, però sono importanti. Tutte informazioni che devono essere fatte prima di pubblicare una pagina. Ora poi vi faccio vedere un po' l'extranet delle pagine, in modo che abbiate un'idea anche di quello che si può fare e si deve fare. Perché la pagina poi è pubblica, a meno che voi non decidiate di renderla privata, però stiamo facendo business, quindi mi sembra un po' che non abbia molto senso, no? Quindi andiamo poi a completare bene tutti questi passaggi prima di pubblicare una pagina. E poi scegliamo una bella immagine, una bella immagine che ci rappresenti come cover page, che è quella foto grande che voi vedete in alto e che identifica subito, immediatamente, la vostra pagina. In questo caso è della Puglia, ne ho scelta una a caso. Hanno scelto una bella foto, hanno, in questo caso, forse un piccolo appunto è quello che non c'è una descrizione. Trovo il sito, però non vedo a cosa fa riferimento, quindi questa potrebbe essere Puglia, pagina sociale su Puglia, potrebbe essere anche un ristorante per quanto mi riguarda, perché non c'è scritto cos'è.
potrebbe essere, beh, ovviamente, insomma, voglio dire, no? Okay, si capisce, è veramente un appunto minuscolo, però magari, ecco, io aggiungerei una piccola descrizione di quella che è la pagina. Ad esempio, come qui, la pagina della Toscana, dove ci dicono a che cosa fa riferimento. Pagina ufficiale Facebook della Regione Toscana. Quindi si capisce, ovviamente hanno scelto l'inglese, però si possono fare pagine in tutte le lingue, dopo lo vediamo, però hanno scelto l'inglese. Quindi qui mi dicono che è la pagina della Regione Puglia. Un'altra che trovo con una bella foto che è divertente è quella dell'Australia. Anche qui hanno messo una descrizione. Hanno scelto un logo che li identifichi, che fa anche sorridere quando lo vedi, no? Quindi te lo ricordi. Hanno scelto di identificarsi con quel tipo di turismo, e si capisce subito, e poi hanno messo una bella descrizione. Addirittura sono andati avanti, perché hanno detto la pagina ufficiale Facebook dell'Australia per quelle persone che amano andare in vacanza in Australia. Perché non pubblicate anche voi i vostri scatti e ci date la possibilità di condividerli? Sono andati ancora avanti, quindi hanno già dato la descrizione di quello che sono, no? La descrizione del fatto che sono disponibili anche a condividere i vostri contenuti. Quindi hanno già iniziato la conversazione ancora prima di averla iniziata. Hanno già detto: vogliamo condividere i vostri contenuti, condivideteli con noi. Quindi è già un'accoglienza, no? Anche in questo caso si può essere ospitali, come quando arrivi in albergo e ti dicono: siamo qua, no? Siamo qua per te. Un'altra simpatica è questa del Perù. In questo caso loro hanno scelto di non mettere una foto, ma di mettere del testo. Le regole di Facebook sono cambiate anche da poco, da luglio. Prima non si poteva inserire più del 20% di testo nella cover page di una pagina, poi hanno cambiato. La regola del 20% è rimasta per altre attività interne a Facebook, ma questa l'hanno eliminata. Quindi in questo caso loro hanno deciso non di mettere una foto e di dire, come l'Australia, noi abbiamo il mare. Noi abbiamo tutto. Perù, noi abbiamo tutto. No? Quindi dà subito un messaggio di quello che tu ti puoi aspettare di trovare nella pagina, ma la pagina rappresenta ovviamente il paese, quindi il messaggio è quello. Ancora diverso è questo di questo hotel di Ibiza, l'Ushuaia Hotel, che ha deciso di utilizzare la cover page in maniera differente, ma di utilizzarla per ringraziare della fine della stagione. Quindi, no, è uno strumento, è il primo strumento di comunicazione, di marketing, no, della nostra pagina. In questo caso ringraziano ovviamente tutto lo staff, i clienti, per VIPs addirittura, gli artisti, i DJ e via così. Quindi hanno scelto un tipo di comunicazione ancora diverso. Oppure, senza foto o senza altro, quello che ho scelto io. Ho scelto di creare una pagina di grafica, e quindi non di far vedere una foto, ma di far vedere che cosa? Che siamo presenti, esatto, sì. Sono scelte, questo è quello che ho pensato di fare io, di comunicare che siamo disponibili alla conversazione non soltanto su Facebook, ma anche su tutte le altre piattaforme. E quindi ho scelto di creare ad hoc una grafica e di utilizzare quella. Si possono scegliere, no? tantissime possibilità, quindi questa è una cosa che dovete poi valutare voi. Magari, ecco, io eviterei di fare cose di questo tipo. No? No, lasciate perdere il messaggio. Sorvolando sul messaggio politico. Direi di leggete quello che c'è scritto, semplicemente, insomma, non direi di evitare, insomma, di fare questi scivoloni, no? Ma magari nel suo caso era proprio quello che volevo. Sì. Beh, evidentemente, considerando da dove...
qual è il leader, forse effettivamente era quello che volevano. Questo lo tagliamo magari nella registrazione. Sì, 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 sì. Ora, ecco, direi che insomma cerchiamo di evitare. Questa è una pagina del tempo, insomma, è un po' vecchiotta, comunque, ecco. Insomma, il concetto è quello. Quindi, ah, sì. Su informazioni c'è, esatto. Su informazioni c'è dentro. C'è nell'extranet, diciamo, nel back office, c'è un campo dove tu inserisci la descrizione. Nella casella di sopra non c'è? È strano. Bisognerebbe vedere precisamente se è stato tutto impostata bene, sì. Vuoi tornare indietro? Sì. Sì, infatti ora è quello che vi dicevo. Hotel, dove si trova? Però poi non c'è la descrizione, come era nel caso precedente. Forse perché siamo inseriti come associazione, adesso non so se cambia. No. Dovrei dopo magari lo vediamo la pausa, me lo fai vedere? Sì, esatto, cioè dovrei vederlo nel dettaglio perché per capire dove è stato scritto, dopo magari alla pausa me lo fai vedere così lo guardiamo. Il presidente non sbaglia mai? Il presidente non sbaglia mai? No, ma io infatti... No, sicuramente ha sbagliato Facebook. È un errore di Facebook. Quindi questo è quello che vi dicevo. Riusciamo a le slide a farle vedere più strette? Perché sennò mi vanno sempre le scritte. Ci riusciamo a farle un po'? Ah, io lo dovrei fare da lì? Le mie impostazioni sono... No, eh? Ma è una questione di proiettore, però, non di... Se lo allontani lo zoom, forse. Quindi, questo è quello che vi dicevo prima, le regole della copertina sono cambiate, quindi adesso possiamo inserire comunque del testo, anche più del 20%, sulla copertina. Quindi possiamo fare anche quello che ha fatto, ad esempio, no? Quelle altre pagine, è cambiato da adesso, rimane questa regola di non inserire più del 20% di testo all'interno delle immagini per le inserzioni, no, certo. Ah sì, certo, è vero, e guardiamo direttamente sotto, si può? Stavo per tirare giù tutto io. Ah, così vi va bene, è troppo piccolo. Guardiamolo sul muro, tanto è... Wow, un effetto wow. Ecco. Si vede, sì. Guarda, c'è la tenda. Ecco. Eccoci, perfetto. Fatto, l'abbiamo fatto. Ecco, andiamo a vedere quindi un pochino come possiamo organizzare la pagina. No, ecco qua, come possiamo organizzare la pagina una volta che abbiamo deciso qual è il settore commerciale nel quale noi ci vogliamo inserire. In questo caso è
il back office, diciamo, no? Di quando delle pagine, quello che io vedo quando vado a gestire la pagina, quello di cui parlava anche lei, no? Cosa vediamo? Innanzitutto la visibilità della pagina, quello che si diceva prima, quindi la pagina non è, non c'è il flag, non è evidenziato, quindi la pagina è pubblica. Giustamente sto facendo del business, quindi per me, a me interessa che la mia pagina venga vista pubblicamente. Posso decidere anche di limitare la visibilità della mia pagina a determinati paesi. In questo caso, se la pagina, se magari voglio creare una pagina in una lingua particolare, ad esempio, non so, il cinese o il russo, e quindi di farla vedere soltanto nei paesi che parlano quella determinata lingua. In generale, solitamente io quando pubblico dei contenuti li pubblico o in italiano o in inglese, a seconda del contenuto che sto pubblicando. La pagina è l'ho gestita in questo modo, ma semplicemente perché comunque sono le due lingue di riferimento. Poi ovviamente io ho anche clienti francesi, ho anche clienti tedeschi, e ci sono dei contenuti che decido di volta in volta di pubblicare magari in un'altra lingua, però c'è anche da considerare il fatto che siamo sempre piccole realtà, quindi è difficile che abbiamo la possibilità o di parlare più di quelle, no? Due, tre lingue, solitamente si parla, no? L'inglese e il francese o l'inglese e il tedesco, nelle grandi squadre, no? Di aziende hanno la possibilità di farlo, creano anche spesso più di una pagina. Quindi limitazione in base all'età, ovviamente, quindi se il nostro contenuto è sensibile riguardo, no, a determinati argomenti, posso decidere di pubblicarlo. E poi io metterei ovviamente la possibilità di pubblicare a tutti, o comunque la possibilità successivamente di rispondere o di cancellare se dovesse essere pubblicato un commento o un contenuto estremamente offensivo. In generale, se è una critica, non la cancellerei, anzi, ne farei, no? Farei tesoro, come si diceva prima, no? Riguardo alle recensioni. La stessa cosa succede anche su Facebook, con i commenti negativi. Io dico sempre non cancellateli, a meno che non sia offensivo, ecco, a meno che non sia un contenuto effettivamente volgare. E quindi lascerei la possibilità di pubblicare a tutti quelli che arrivano sulla mia pagina. Possibilità di taggare, sì, certo. Quindi se qualcuno, no, dicevano prima la pagina dell'Australia, pubblicate le foto che poi non le ricondividiamo. Quindi se qualcuno poi decide di taggare la mia azienda, e quindi di dire che in una determinata foto c'è la mia azienda o che rappresenta la mia azienda, lo lascio. Ripeto, in un secondo momento c'è sempre la possibilità, se il contenuto non è di nostro gradimento, di eliminare quella menzione, no? Quel tag. Quindi lo posso fare anche in un secondo momento. E una implementazione degli ultimi mesi, ma non recentissima, è anche quella di poter ricevere messaggi privati dagli utenti. Quindi io, azienda, posso ricevere un messaggio privato, posso rispondere, non posso inviarli io per prima, perché sennò sarebbe un pochino spam, però posso riceverli e dopo posso anche rispondere in maniera privata, quindi c'è anche un passaggio, uno scalino ancora successivo. E posso decidere ovviamente di bloccare anche determinati contenuti che ritengo, appunto, come si diceva, offensivi. Come posso organizzarla poi la mia pagina? Cosa ci posso mettere? Beh, innanzitutto creare delle applicazioni, creare poi è un passo ancora successivo, utilizzare delle applicazioni che possono animare la mia pagina e che si trovano qua, abbiamo visto anche prima, beh, lei c'ha solo le foto, questo non era molto, questi quadrati in basso a destra sono le applicazioni, quindi vedete la foto, Look Inside, la P di Pinterest, e il prenota, quello lì è il booking engine, quello con il pacchettino. Quindi c'è la possibilità di prenotare. 7 in più significa che ci sono altri riquadri dove io ho inserito altre applicazioni che io utilizzo. Che applicazioni possiamo mettere? Ad esempio i video. Quindi se noi abbiamo un canale YouTube dove pubblichiamo i video della nostra destinazione, dell'azienda, video di prodotti, ad esempio video interessanti sono i video how to
no, i video su come si fa una determinata cosa, che sono quelli che sono molto interessanti per gli utenti, no? Per far vedere come si crea una cosa, come noi lavoriamo anche. Quindi posso mettere lì i video, posso mettere una pagina con gli eventi, quindi creare, ora vi faccio vedere poi come viene, creare tutta una sezione dove informo sugli eventi della mia zona, della mia città. Quindi se sono un hotel posso creare una pagina con questi eventi, oppure creare degli eventi io. Ad esempio noi in albergo avevamo organizzato dei concerti jazz e abbiamo quindi, era una rassegna, quindi erano più date, e avevamo creato delle tab, no? Questi quadratini con tutti gli eventi, segnalandoli poi agli altri e invitando anche le persone a partecipare a questi eventi. E viene fuori una cosa di questo tipo, ad esempio. Lui ha scelto di mettere una tab con le foto di Instagram, quindi creando anche un collegamento con gli altri social network, quindi una sorta di cross-medialità, no? Con gli altri social network. Pinterest anche. Sì, qui guarda, quando sei su questa pagina del back office, ci sono queste applicazioni, qui sono le applicazioni aggiunte già, però puoi fare una ricerca, ci sono le applicazioni, ti dice se vuoi aggiungere la tua pagina. Altrimenti se sono applicazioni più particolari, come ad esempio quella che ho messo io sul Look Inside, che ti fa vedere, dopo ve lo faccio vedere, fa vedere cosa c'è poi dentro, è un'applicazione di uno sviluppatore esterno, per cui vai sulla pagina di quello sviluppatore, la scarichi, la utilizzi e loro la collegano direttamente poi alla... Sai quando, ad esempio, tu scegli di usare, non so, giochi o Spotify o altro, che ti dice concedi all'applicazione di utilizzare il tuo profilo per... eccetera? Ecco, queste sono le applicazioni. Puoi mettere anche Spotify, volendo, ma io ad esempio sul mio profilo personale ho nella tab Spotify, ho dato l'autorizzazione a utilizzare i miei dati a quell'applicazione e quindi poi l'aggiungo alla pagina. In questo caso è il Booking Engine, quello che si diceva prima. Sono entrata dentro la tab del Booking Engine e ti fa vedere che dalla pagina Facebook Book Your Stay puoi prenotare direttamente il soggiorno e quindi si va in direzione appunto dell'utilizzo in forma dimmi. Ah no, avevo sentito, sono le allucinazioni, sono messa bene. In questo caso avevano pubblicato sul diario degli eventi, ora non si vede molto bene, però ad Halloween, quindi avevano pubblicato delle foto e hanno utilizzato la pagina per pubblicare appunto la notizia e le informazioni riguardo all'evento che stavano organizzando in albergo e quindi per farlo conoscere utilizzando appunto la pagina. Scusami, sì. Sì. All'interno della pagina di Salento Promotes. Però forse devi mettere. La promozione non è efficace. Se no non è efficace perché non si sente. Vi dicevo che potete entrare nella pagina di Salento Promoters, abbiamo inserito una ricerca che abbiamo fatto, il Salento che vorrei, molto interessante soprattutto per le strutture ricettive, perché ci indica quali sono le cose che i clienti, che i visitatori del Salento vorrebbero fare una volta che si è arrivati. E abbiamo scoperto, vi do l'indicazione, che le persone fuori dalla Puglia vorrebbero, diciamo, operare con laboratori di cucina e di artigianato. Interessante. Noi non lo sapevamo. Interessante. Quindi eventualmente sappiate che sulla pagina Facebook di Salento Promoters c'è una tab personalizzata, cliccate dentro e vi scaricate il PDF con tutta la ricerca. Bene, okay. Interessante, è un utilizzo... perfetto, sì sì, giusto, sì sì. C'è un nostro amico che già da prima di quest'estate ci diceva se riusciva a creare questi laboratori anche al B&B in modo che potessimo realizzare proprio delle... Noi laboratori... Di cucina li fate? Sia per quanto riguarda lavorazione.
alla Pietra Leccesi, oppure c'era, cosa dovevamo fare? Preparazione di queste cose qui, solo che poi ci siamo persi di vista. Ah, certo. Questo. Esatto, sì. Per il momento spot. Abbiamo promosso in una volta sola Salento Promoters e il B&B. No, beh, questo è interessante, diciamo. No, cosa interessante, perché per esempio è uno degli argomenti che potreste utilizzare per creare dei video, no? Su questi eventi che organizzate, su queste cose che fate, come si fa a fare, no? Dicevi la sì. Noi abbiamo un profilo. Ora lo vediamo. Sì, infatti me l'avevi accennato prima e ora lo vediamo come si può fare. Ci sono due metodi, uno lo preferisco, però si può fare in entrambi i modi. Niente. Spengo il microfono. E questo è quello che vi dicevo sugli eventi. Addirittura loro hanno anche utilizzato questa tab per segnalare le date di chiusura dell'albergo. Non soltanto, come vi dicevo, la festa di Halloween o altri eventi che hanno organizzato in albergo, ma anche grande chiusura della stagione, così lo usano anche per dare delle informazioni, perché quello poi rimane negli eventi e quindi è un'informazione in più che viene data nel momento in cui un eventuale cliente approda sulla nostra pagina. Questa qui invece è la parte video che abbiamo visto nella tab prima, dove poter inserire, sono un po' scuri, non si vedono molto bene, ma tanto sono piccoli video che sono stati creati un po' da loro, quindi dall'hotel, e un po' dai clienti. Ma non sono video da grandi registi, sono a volte anche di qualche secondo, 40 secondi, 50 secondi, anche perché soprattutto sul video dopo un pochino stanca guardare un video che sia troppo lungo, no? Ci si annoia, e quindi, anzi meglio, farli un pochino più corti dà anche la possibilità di vederne più di uno, ci lascia un pochino anche di... E queste sono cose che sono in albergo, addirittura lì non si vede, quelle due macchiette bianche sono due sposi. Quindi un matrimonio che c'è stato in albergo, la musica, giù lì ci sono c'è una specie di karaoke, insomma, che è stato in albergo, sono 39 secondi di karaoke, quindi veramente poco, anche qui sotto uno spettacolo che c'era stato in albergo, quindi ci sono varie possibilità, una addirittura nelle cucine dell'albergo, fanno vedere come lavorano loro all'interno della cucina, quindi sono veramente gli argomenti di cui si può parlare, sono veramente tanti. E della vita quotidiana, cioè della vita di tutti i giorni. Io addirittura spesso faccio le foto o giro i video alle colazioni o nelle camere o nei corridoi o fuori nella piazza, ma anche di una bicicletta che passa mentre c'è la neve, non è che dobbiamo avere chissà quale cosa, perché documentiamo un qualcosa che sta succedendo effettivamente, perché è vero che è bellissimo riprendere un concerto magari che c'è in una piazza, ma un concerto c'è una sera, invece la vita di tutti i giorni, soprattutto attraverso le immagini e i video, ci può essere rappresentata effettivamente per com'è e trasmette, e soprattutto la cosa importante, poi oggi lo vedremo, è che non c'è bisogno di traduzioni, no? Di un video, di un'immagine. Prima si diceva, devo dare un contenuto in inglese, in francese, in tedesco. Con un video, con un'immagine non ne ho bisogno, perché non ho bisogno di traduzioni. Capito e compreso universalmente. Quindi, sì, è possibile. Sì, pagine se ne possono creare più di una e possiamo... Sì, si può... Si può fare una pagina, sì, si può fare una pagina e decidere dove non farla vedere o dove farla vedere. Si può decidere nel momento in cui si va a pubblicare anche un certo contenuto di escludere un certo tipo di pubblico, di targettizzare il pubblico al quale stiamo andando a parlare. Però sì. No. Sì.
però la cosa, diciamo, insomma, proprio che può essere utile è quella di creare una pagina sola e di decidere poi di targettizzare, che brutta parola, targettizzare, personalizzare, anche non volendo usarle certe volte, personalizzare l'audience al quale stiamo andando a trasmettere il nostro messaggio, che è quello che insomma è la cosa un pochino più semplice, insomma, che si può usare, anche per non ingolfare la pagina con tanti contenuti tutti i giorni, perché magari voglio pubblicare qualcosa che potrebbe interessare i tedeschi e non voglio che la vedano gli italiani, o voglio che la vedano solo i giovani e non i vecchi, o voglio, no? Quindi ci sono tantissime possibilità, però sì, io ad esempio ho scelto di fare una pagina sola e di gestirla in questo modo. Sì. Dimmi. È qua, guarda. Anche perché, se posso aggiungere un piccolo passaggio, il discorso della traduzione non significa solo voglio postare un contenuto, voglio condividere un contenuto e lo voglio condividere con l'italiano, il polacco e lo sloveno. La parola targettizzare è importante, la parola personalizzare la comunicazione è importante, perché devo capire a chi mi sto rivolgendo, devo capire come farlo. Talvolta non è sufficiente tradurre il contenuto di un post per renderlo percepibile al turista che legge, ma dobbiamo anche capire che cosa è importante per il turista, perché magari il polacco cerca determinati servizi, determinati requisiti, oppure è più incuriosito e interessato a un determinato contenuto che posso mostrargli, al tedesco invece non interessa. Quindi la personalizzazione del contenuto, come diceva appunto Marianna, è importantissima, cioè permettere ad una persona di vedere qualcosa a cui può essere molto interessato e escludere un'altra persona per la quale quel contenuto assolutamente non ha alcun tipo di rilevanza, quindi non mi consente di agganciare il cliente, quindi di entrare in relazione con il cliente, è importantissimo, perché così io non gli do neanche un'informazione che per lui è irrisoria, quindi non lo annoio e non mi esclude dalla sua visualizzazione, tra l'altro. Esatto. Sì. Quindi, allora, ricollegandoci un pochino, vi faccio vedere un po', credo che la cosa migliore, insomma, anche per avere un'idea di come sono fatte le cose, anche farvi vedere degli esempi. Ora, tutte le tab che possono essere, le tab sono insomma diverse, come abbiamo visto, ce ne possono essere molte, una anche simpatica, diciamo, ma questa è più per creare anche un po' di voglia di partecipare, no? Con alle persone che condividono contenuti sulla nostra pagina, anche questa in fondo si chiama Top Fans, dove identifica quali sono le persone che hanno interagito di più sulla pagina e li premia dicendo semplicemente che sono le persone che hanno interagito di più con la pagina. Però è una cosa simpatica che si può utilizzare. Un'applicazione? Sì, anche questa. Newsletter, sì. Ti consente di inserire una tab con l'apporto di istruzione all'utente, dalla banda che si iscrive all'utente e ricevere il posto come iniziale. Esatto, sì, anche quella. Quindi, ragazzi, sì. MailChimp, ma certo, i servizi certo. Ce ne sono molteplici. Qui c'è il form, diciamo, di contatto dove. C'è una piattaforma che si chiama MailChimp, io la uso spesso per l'invio di newsletter ai clienti, per esempio gestisco la pagina di un ristorante piuttosto che la pagina di una fondazione. MailChimp ha al suo interno uno strumento attraverso cui ti fa creare una tab per la tua pagina Facebook che ha la form per l'iscrizione dei tuoi clienti alla tua newsletter. E poi il messaggio lo fai sempre su MailChimp, hai la possibilità di assemblartelo graficamente come vuoi. La tab contiene la form, cioè nome, cognome, indirizzo mail, consente al trattamento dei dati, lo fa attraverso la pagina Facebook praticamente su questa tab. E poi tu avrai su MailChimp tutti i nominativi e le mail che ti arrivano e attraverso MailChimp invi la newsletter. È molto più semplice vederlo su MailChimp.
No, no, assolutamente. No, non... Sì, sì, su MailChimp crei la grafica e lo invii massivamente a tutti i tuoi contatti, che puoi aver importato o attraverso l'iscrizione alla form o attraverso Excel. Magari hai dei file Excel con dei contatti. Quando ti arrivano le newsletter, anche di prodotti o di servizi, che ti arriva il gentile utente e ti arriva la newsletter, in fondo di solito c'è la specifica di quale servizio è stato utilizzato per inviare quella newsletter. Cioè MailChimp, ma come... sono tanti altri, no? Io di solito sotto faccio disiscrivi, però. No. Cioè devo fare un po', lo devo segnalare. In che senso, chi non sa cos'è? Lo devo segnalare alla gente, agli utenti, che c'è questo servizio, perché a me conviene crearlo, no? Che la gente ci vada. Devo fare un post, devo comunicare. Vabbè. La mail, cioè quando non devo passare dalla mail privata. Di solito quando si apre una tab, soprattutto queste che richiedono poi un'azione, si apre una pagina dove ti dice che cosa c'è, cioè che cosa, quale azione stai per andare a compiere. Quindi ad esempio lì c'è la tab di contatto, quando si entra dentro si può mandare un messaggio, non all'interno di Facebook, ma mandare un messaggio alla mail dell'albergo. Quindi c'è una, diciamo, un collegamento diretto con la mail dell'albergo, quindi si manda una richiesta attraverso mail. Quando tu entri nella tab di cui parlava lei, ti dice: vuoi iscriverti alla newsletter dell'albergo, del ristorante, così? Se tu dici di sì, ovviamente accetti i termini e le condizioni, quei pallini che noi accettiamo ormai praticamente di tutti i servizi, abbiamo accettato anche di venderci nostra nonna praticamente negli anni, quando mettiamo accetto, e ti iscrivi alla newsletter. È semplicemente un modo di aggregare le varie realtà che un'azienda può avere sparse in un'unica piattaforma. Quindi ho la possibilità di, con queste tab, creare una sorta di gruppo, no? di area dove le persone possono arrivare e trovare diversi miei contatti. Come quando sono sul sito, in una parte ho l'indirizzo email, il telefono, sono contatti. Quindi do la possibilità di trovarli tutti nella stessa piattaforma. Certo, hai ragione, nel senso, si può e si deve anche comunicare, magari anche periodicamente, alle persone che navigano sulla nostra pagina, che cosa possono trovare. Quindi perché no, una volta ogni tanto, dire: ricordatevi che abbiamo anche la possibilità di scrivere, di iscrizione alla nostra newsletter, c'è la tab, utilizzatela. Sì, certo. Sì, certo. Certo. Non solo lì, ma anche fuori. Prima si diceva che Facebook non è soltanto online, ma è anche offline. Quindi comunichiamo ai nostri clienti che c'è questa possibilità, no? Invogliamoli a iscriversi alla nostra newsletter, perché comunque la nostra newsletter è importante, diamo delle informazioni, promuoviamo delle promozioni. Quindi sì, certo, la comunicazione va fatta su tutte le piattaforme. Posso aggiungere? Aspetta, c'era lei forse che mi voleva chiedere. Sì, una domanda tecnica, praticamente per raggiungere, ok, facciamo così, che quando metti la pagina mi piace lo devi fare del tuo account personale, lo stai creando come Marianna, come Anna. E poi per raggiungere Pinterest non mi sta aggiungendo alla pagina mi piace, ma sempre sul mio profilo personale. Invece vorrei staccare dal profilo personale le cose alla pagina fan page. Perché lo devi fare da lì, da quello che abbiamo visto prima. Lo devi fare da qua. Sì. Però a me esci soltanto foto, video, link, eventi, notes. E poi cerca basta. Applicazioni. Cerca applicazioni. Sì. Okay. E c'è in fondo, ora non si vede. Puoi cercare un'applicazione, sì, trovo, al limite dopo ti do un paio di nomi di applicazioni, okay, sulle cui pagine puoi andare e scaricarti l'applicazione, okay, per inserire Pinterest sulla pagina. Vai, come ti dicevo prima, vai sul sito di loro e te lo scarichi, okay, e poi le colleghi alla tua pagina e lui ti chiede se collegarla al profilo e alle pagine che sono collegate a quel profilo. Dopo lo vediamo allora. Sì, te lo dico. E Pinterest, ne abbiamo parlato ora, anche perché io ne parlo praticamente sempre. Questo qua è la tab praticamente dove si atterra
dalla tab di Pinterest, l'ho ripetuto due volte. E in questo caso si vede, appare il profilo, questo è quello che volevi avere te, in pratica, cioè metterlo sulla pagina, giusto? Esatto. E questo è, vedi, tale universo, e c'è la cosa di Pinterest, che è quella, il collegamento al nostro profilo. Su in cima vedete che c'è scritto, stai utilizzando la pagina come Hotel Universo Lucca, passa a Marianna Marcucci, perché sulle pagine c'è la possibilità di gestire in due modi diversi, esatto, o come pagina, quindi utilizzare Facebook come pagina, o come profilo. In realtà la differenza ormai è veramente minima, nel senso che la cosa importante, diciamo, è quando volete interagire con le altre pagine, perché voi come pagina potete andare a mettere il like su altre pagine, e quindi in quel caso nelle pagine verrà evidenziato che è l'hotel, quindi la pagina brand, che ha messo il like e non la persona. Oppure potete ricevere direttamente le notifiche, invece che sulle richieste di amicizia, nel pallino avete le notifiche. In questo caso, quando siete sulla pagina, ovviamente dovete stare attenti e controllare che sia la pagina che sta agendo sulla pagina. So che è un gioco di parole, però che state agendo, che state commentando, che state postando e che state rispondendo nella vostra pagina come pagina. E quindi verrete fuori voi come pagina e non come profilo. Se lo volete fare come profilo, dovete fare il cambio, andare su, è semplicissimo, e passare al vostro profilo personale. No, sono tutte implementazioni che hanno fatto negli ultimi tempi, sì. Dipende da cosa vuoi. In generale, se tu hai uno studio, vuoi promuovere la tua attività, lo puoi fare, e lo puoi fare aprendo una pagina. Puoi dividere le due cose, nel senso che se tu hai un profilo, puoi anche magari condividere degli argomenti che sono non strettamente legati alla tua azienda, no? O comunque al tuo lavoro. Sulla pagina difficilmente lo puoi fare, nel senso che devi comunque essere un pochino più professionale, soprattutto se lo stai facendo per, immagino, per che settore è? Ah! Certo. Sì, però devi vedere anche qual è, quando tu parli di quello, devi vedere qual è l'interazione nei confronti dei contenuti prettamente di lavoro che tu posti sulla tua pagina. Perché se io sono un consulente finanziario e ho un mio profilo personale, mi è venuto consulente finanziario, e ho il mio profilo personale, e ogni volta che posto sul mio profilo personale argomenti di finanza e ho 4.900 amici, e su quei contenuti che io posto ho 2-3 like, significa che non va bene, significa che la mia cerchia di amici non gliene potrebbe interessare di meno di quello che sto dicendo. Quindi in quel caso direi che forse sarebbe meglio avere una pagina dedicata dove chiaramente si parla di quegli argomenti e dove vado a personalizzare il pubblico, e vado a cercare di avere, no, una base di persone che sono interessate a quell'argomento. Perché sai, non è che se tu pubblichi un argomento di quel tipo a 4.900 amici, anche se lo vedono, no, assolutamente no, tantissime persone hanno sia il profilo personale che la pagina, esatto, e scambiano i contenuti, quindi sulla pagina hanno un determinato modo di comunicare, e quindi producono contenuti riguardo alla finanza o alla fotografia, anche lui prima mi parlava di fotografia, e sul profilo personale fanno entrambi, quindi scrivono sia cose personali che cose di lavoro. A parte che si può fare, devono essere, no?
Sono le persone che possono taggare sulle pagine. Posso dire una cosa? Posso dirti una cosa? No, no, non è vero. Le persone odiano essere taggate sulle foto degli eventi e sulle foto dei prodotti. Odiano. La prima cosa che io faccio è cancellare. Una cosa che... Puoi taggare la pagina del ristorante? Ah, perché non ha la pagina? Ha il profilo. Sì. Sì. No, allora, innanzitutto, scusami, sono stata un po' caustica, però lo dico perché effettivamente bisogna cercare di capire bene quando andiamo a taggare una persona dove la stiamo taggando. Ora c'è il controllo del profilo sui profili personali. Io, ad esempio, ce l'ho. Quando vengo taggata mi arriva la comunicazione, se voglio che questo argomento venga pubblicato lo accetto, altrimenti no. E ormai lo fanno quasi tutti, ma ti assicuro che quando mi arriva un tag su un prodotto commerciale mi dà veramente noia, perché è quello che fanno le pagine, è quello che fanno i profili, scusami, mascherati da pagina. O al contrario, insomma, mi sono incartata, le pagine mascherate da profili. Ed è il motivo per cui non bisogna avere come azienda un profilo personale. Se quel ristorante non ce l'ha ed è un tuo cliente, la prima cosa che devi fare è andare da lui e dirgli fatti una pagina. Poi le persone che arrivano sulla pagina e vogliono taggarsi sulla foto di quel ristorante lo possono fare. Se io sono andata ad un evento e l'organizzatore dell'evento è un ristorante o insomma, qualsiasi altro, un'altra realtà, e io voglio taggarmi in quella foto, lo posso fare, e posso taggare anche i miei amici. Lasciamo che siano le persone a far propagare il messaggio, perché altrimenti è spam. Dimmi, no, ma siamo qua apposta, dimmi, vai, dimmi. Espressamente chiesto dove la posso trovare, magari taggami così la vedo, cioè, e con la pagina ho avuto questo limite, è ovvio che se nessuno del consenso non vorrei mai di taggare, e l'ho dovuto fare con il mio profilo privato, taggare sulla mia fanpage con quella persona. Allora, assolutamente, cioè, se ti viene richiesto è un conto. Devi considerare anche che nelle regole di Facebook è chiaramente specificato che un'azienda non può avere un profilo. Quindi nel momento in cui la tua pagina venisse segnalata, Facebook potrebbe prendere dei provvedimenti. Quindi se un domani una persona ti dice taggami, tu hai il profilo e ti dice ok, guarda, domani taggami. Domani ti faccio un esempio, mi lascio dal mio fidanzato, io ti ho detto taggami, mi lascio, tu mi tagghi dopo una settimana, 20 giorni, un mese, magari io sto uscendo già con qualcun altro, siamo umani, posso cambiare idea, e mi incavolo e ti segnalo la pagina, perché tu mi hai taggato insieme al mio ex. Può capitare, no? Voglio dire, siamo, gli scenari possono essere milioni e infiniti. Quindi è proprio per quello che le pagine non possono avere la possibilità di taggare le persone. Ma ti dico, puoi fare tranquillamente una cosa. Puoi dire, le foto dell'evento sono sulla nostra pagina, dopo 3 giorni pubblichi un aggiornamento di stato in pagina dicendo le foto dell'evento sono online, andatevele a cercare qua, nel nostro album, metti il link all'album, oppure su un sito esterno e metti il link al sito esterno. Ce ne sono tantissimi. Quando vai ad un evento, ad esempio, solitamente se sono eventi dove ti sei registrato, ci sono le email, no? Quindi abbiamo il contatto. Non avendolo, possiamo pubblicarlo sulla nostra pagina e dire abbiamo creato un album su Facebook, abbiamo creato un album su Flickr o su Pinterest, andate a vedere l'album. E magari periodicamente puoi dire
ricordatevi che ci sono le foto, andatevele a vedere. Questo si può fare. Oppure invogliare le persone, come faceva l'Australia, a dire taggatevi sulle nostre foto. Sulla pagina si può fare. Se vado sulla pagina, su una foto di una pagina, mi posso autotaggare. E sai quanti lo fanno? Proprio perché hanno, se io ho piacere di comparire, lo faccio io. Tu suggeriscimelo. Cioè dimmi che lo posso fare. Taggati sulle mie foto. E io lo faccio se lo voglio fare, ma non farlo tu. Però ti dico, rifletti sulla possibilità di migrare a una pagina, cioè di avere una pagina e non un profilo. Perché comunque poi piano piano sarà, sai, all'inizio poi anche Facebook aveva bisogno, no, di contenuti, di utenti. Adesso che è diventato così grosso, magari può cominciare a dire voglio dei contenuti che siano effettivamente buoni, pagine che siano effettivamente pagine, profili che siano profili. Ah no, infatti, esatto, c'è anche quella cosa lì. Dopo lo vediamo, le offerte su Facebook non le puoi fare, quindi c'è anche un limite. Il profilo ha il limite dei 5.000 amici, i famosi 5.000 amici, no? Mentre le pagine no. Quindi... Ah. Cioè, se io sono, metti, l'associazione oppure un hotel, qualsiasi cosa, e voglio aprire il profilo personale dell'hotel, non la pagina, ma il profilo, mi è stato detto che Facebook inibisce l'uso di Facebook stesso, perché tu come azienda o come, insomma, per il business devi usare una pagina secondo Facebook. Sì. Se però la pagina non ti permette di chiedere l'amicizia, per esempio... Quindi perché ovviamente molti aprono il profilo personale con il nome dell'azienda comunque, però non è una cosa che Facebook permette, io non l'ho capita questa cosa. No, infatti è quello che dicevo prima, non quindi, si può fare. Però molti lo fanno, quindi comunque alla fine ci resti, cioè si può fare comunque alla fine. Allora, diciamo che è come passare col rosso, si può fare, si può fare. Poi comunque te lo tecnicamente lasciano. Si può fare, risulti una persona. Quindi se tu apri una pagina come Hotel Lungomare, risulti una persona che si chiama di nome Hotel e di cognome Lungomare. Quindi sei una persona, sì. Quello che si diceva. Si può fare, certo. Nel momento in cui però io dico, quella è un'azienda e non è una persona e ti segnalo, si può fare anche con le pagine se sono offensivo ovviamente, però posso segnalare e dire questa è un'azienda, non è una persona, e quindi in quel caso Facebook può prendere provvedimenti e oscurarti il profilo, cancellarti. Quindi ci conviene comunque avere la pagina in sempre. Questi casi, sempre. Se è un'azienda, devi avere una pagina, non devi avere un profilo. Questo è un must, è obbligatorio. Perché poi Facebook ci dà comunque degli strumenti per pubblicizzare la pagina. Esatto, per questo... lei prima accennava le offerte, che poi vediamo, le offerte si possono fare dalle pagine. Promuovere i contenuti dalle pagine. Quando tu vedi questi dopo un po' che parlo mi viene contenuto sponsorizzato, no? Ecco, sono quelle cose lì. Hai delle applicazioni, ma hai delle applicazioni sul tuo profilo, sì, esatto. Dal profilo personale poi sul profilo della pagina. C'è il modo, dopo lo vediamo, di migrare una pagina, poi vediamo anche, perché secondo me non è il metodo migliore per crearsi, diciamo, l'identità come pagina, ma crearla secondo me ex novo e fare un altro tipo di meccanismo, però come tutto, ho detto, come il semaforo rosso, si può fare, bisogna vedere se conviene. Dimmi, bisogna che prendi il microfono, però sai, eccoci, sembra di essere una conduttrice. Aprirsi una pagina è conveniente soltanto per l'azienda o anche, io ho un'associazione culturale, no? Per la promozione di eventi. Perfetto. È sempre consigliabile avere comunque una pagina oltre al profilo o posso fare affidamento solo al profilo? Se tu hai un'associazione devi avere una pagina, obbligatoriamente, perché un'associazione è un'azienda, è un'organizzazione. Il profilo personale si chiama personale perché è delle persone. Sembra banale, così. Il profilo personale è mio, Marianna, Marco, Luigi, Mario, Ariane, Francesca e via discorrendo. Solo per le persone. Sì, ora lo vediamo. Ora lo vediamo, è quello che dicevo adesso.
si può migrare per rimediare all'errore, anche se per, secondo me, vi faccio vedere come si fa, per dovere di cronaca, secondo me non è il sistema migliore per fare questo tipo di cosa, però si può fare. Ora ve lo faccio vedere. Un'altra cosa che potete mettere, molto carina, soprattutto quando si parla di una destinazione, di una promozione, è il meteo. Quindi una tab con il meteo, dove le persone possono entrare e verificare direttamente dalla vostra pagina Facebook qual è il meteo della zona. No? Questi sono tutti piccoli accorgimenti, anche un po', no, sciocchi, facili da usare, per evitare che le persone vadano via, no? Vadano via dal nostro profilo. No, gli diamo le informazioni che magari stanno cercando, anche che magari non stavano cercando, ma gliele diamo lo stesso, per fare in modo che rimangano qua. Oppure il guarda dentro. Questa è una cosa che ho mutuato però da Google Plus, non da Facebook, però tramite un'applicazione si può far vedere anche su Facebook, ed è una sorta di tour virtuale all'interno della struttura, fatto con lo stesso concetto delle Google del Google View, del Street View, ce la farò a dirlo, del Google Street View. Quindi look inside, in realtà l'ho tradotto io, guarda dentro, sempre per non usare l'inglese. E lo fa Google, è un servizio che ti dà Google, dove, scusami, sì sono fotografi approvati, lui lo può fare. Oggi abbiamo dato un paio anche di, e per il momento commerciale, 5 minuti com'è? E suggerimenti per gli acquisti. No, non lo possono fare tutti. Infatti, dicevo, è un servizio che dà Google. Sono i Google Photographers, sono fotografi che hanno seguito un certo percorso e si sono accreditati con Google per poter fare questo tipo di servizio, e è sulla pagina, sulla nostra pagina di Google Plus. Però c'è la possibilità di avere, tramite un'applicazione, la stessa cosa anche sulla pagina di Facebook, e quindi io l'ho aggiunta anche lì. È simpatico perché, a parte che abbiamo fatto le riprese in un giorno in cui l'albergo era vivo, cioè erano persone, no? E quindi ci sono persone che fanno colazione, persone in portineria e così. Solitamente le persone che si vedono dentro sono io. No, in alcune foto dove era chiaro, insomma, ci sono messa io, ho fatto un po' di cosa, sai, perché comunque i volti sono oscurati, quindi non si vede assolutamente niente, insomma. E questo è simpatico perché ti fa vedere, proprio ti fa fare un piccolo tour all'interno dell'albergo, ma di qualsiasi attività, ci sono anche negozi di scarpe, negozi, pasticcerie, gelaterie, insomma lo può fare chiunque, poi lui ve lo confermerà, si può fare anche un minimo di 10 foto, mi pare, vero? 5-10 foto, quindi proprio anche solo... Dipende da quanto è grande l'attività, certo, ovviamente, però tipo, quella quando, ora l'hanno aumentata, però quando l'ho fatta io era tipo soltanto 60 scatti, ad esempio, il massimo. Quindi solo tipo due camere e la parte sotto, perché poi è abbastanza dettagliato, insomma, si vede proprio in maniera dettagliata e si può anche zoomare, quindi si arriva direttamente anche a vedere, sì, anche il brufolo della persona che sta seduta lì, si vede. Un'altra cosa che potete mettere nelle tab sono le offerte. Quindi tutte quelle promozioni, come per gli eventi, nello stesso modo, che voi avete, che voi create, no? Nel tempo, potete metterle e inserirle in una tab, in modo da non dover anche spammare il profilo della pagina, quindi la timeline della pagina, con le offerte. Potete anzi pubblicare magari un aggiornamento dicendo le offerte le abbiamo pubblicate qui, mettendoci il link, in modo da non essere troppo invasivi. Nello stesso modo potete mettere, come abbiamo visto prima, quell'altro hotel, un'applicazione dove fate vedere le foto di Instagram. E quindi anche in questo caso collegare i profili e creare una sorta di tour all'interno della destinazione dell'albergo, di quello che... dimmi? Il microfono, è laggiù, arriva. E quindi creare un collegamento anche con un altro vostro profilo, che può essere quello su Instagram, dove voi pubblicate ogni giorno magari foto della struttura, dei dintorni o delle cose che succedono, come si diceva prima, no? Una foto di una bicicletta che passa piuttosto che di altro. Dimmi. Ah no, era una finta. Era una finta.
Va bene. Cosa possiamo fare allora con le pagine? Quando abbiamo creato la nostra pagina abbiamo inserito alcuni contenuti. Quello che vi dicevo prima, di creare un pochino di contenuto e un pochino di informazioni prima di pubblicizzare la vostra pagina, in modo che nel momento in cui andate a farla conoscere, la fate conoscere che è già pronta, perché spesso magari arrivano delle richieste di mettere un like su pagine dove magari non c'è la foto, non c'è la descrizione o non c'è assolutamente neanche contenuto, quindi si arriva sulla pagina e non c'è niente da vedere. Potete magari per prima cosa invitare alcuni dei vostri amici a diventare fan della pagina. Ovviamente dovete considerare che non è detto che i vostri amici, e qui poi ci ricolleghiamo anche dopo quando si parla di profili e di pagine, non è detto che i vostri amici siano necessariamente fan della vostra azienda, no? Prima si parlava del consulente finanziario che pubblica informazioni di finanza, non è detto che i vostri amici siano tutti interessati a quel tipo di argomento, anzi, nella maggior parte dei casi Facebook è proprio utilizzato come momento di svago e quindi ci possono essere dei vostri amici che poi, magari anche per amicizia o comunque per aiutarvi nel primo scalino di promozione della vostra pagina.